I hear it all day long. Though I try to do the right thing, it always turns out wrong. Everybody calls me sad sack, including my best gal. I drop my ashes all over her clothes, and I misplace her keys. Then for forgiveness, I send her a rose, and roses always make her sneeze. Achoo! The lamp is so bright, I pull out the plug. Her arms then open to give me a hug. I run to kiss her and trip on the rug. I'm the genuine, original, first edition copy of Sad Sack, Sad Sack. Ringraziamo l'esercito e l'aeronautica degli Stati Uniti, senza la cui collaborazione, profonda comprensione e senso dell'umorismo, questo film non avrebbe mai potuto essere girato. Ehi ragazzi! Venite, accomodatevi qui! Bixby era là, con quello sguardo leale, con quel viso da bravo ragazzo. Il compagno ideale, il tipo a cui avreste dato in moglie vostra sorella. Chi mai poteva sospettare che si trattasse di una specie di castigo di Dio? Grazie, amico. Ti pare? Voi fate servizio al Campo Calun? Sì. Vi siete divertiti in questi tre giorni passati a New Orleans? Scommetto che quella biondina era una rarità. Ok, ci hai spiati? No, semplici indizi, deduzioni, ecco tutto. Eccola, un permesso di tre giorni. E questo capello biondo non è certo caduto dalla tua testa. Ehi, è in gamba, eh? Caspita, ecco un ragazzo che la sa lunga. Mi chiamo Venaslaski e questo è Donald. Salve, amico. Salve, amici, salve. Dunque, ragazzi, volete viaggiare piacevolmente? Ho qui dei libretti formidabili, delle novità. Davvero? Roba speciale? Certo, non possono andare nelle mani di tutti. Sul serio? Armi a fuoco rapido nel plotone meccanizzato. Lancio di teste di ponte con appoggio aereo. Ecco, questo vi piacerà. Scavi di igiene e di pulizia nel campo. Con illustrazioni. Oh sì, con foto. Ecco, questo è uscito da poco. Lo so tutto a memoria. Armi a lunga gittata con puntamento radar. E lo sai a memoria? Certo, vuoi interrogarmi? Lo sai tutto a memoria, eh? Sì, sì, l'ho imparato tutto. Allora dimmi la parte finale del montaggio della culatta della mitragliera a fuoco rapido del tipo R2. La R2. Per completare il montaggio della culatta della mitragliera a fuoco rapido R2, innestare i vari pezzi nel seguente ordine. L'F7 nel B5, il 712 nel C4, l'M6 nel P13, la 16 nel B21. Bene. Ora saltiamo un paio di pagine e andiamo all'ultima frase. Il WS005 nel WS006. Fine del montaggio. È giusto? È giusto. Ora nel successivo paragrafo troverete una cosa molto interessante. D'accordo, collega, sei un fenomeno. Oh, grazie. Ora, se volete fare una dormitina, vi sveglierò io a Calù. Su, mettetevi pure comodamente, poggiate i piedi qui, coraggio. Fate il vostro comodo, allungate i piedini. Oh, Dolan, sì? Leggendo starò attento a non fare rumore. Grazie. Ehi. Dite, lo vorreste un po' di latte caldo? Che? Vado a cercarlo, a me il latte caldo mi fa dormire. Ma noi stavamo già dormendo. Tu ci hai svegliati. Mi spiace. Ma dato che siete svegli, lo volete un po' di latte? Vogliamo soltanto dormire. Shh. Biglietti. Shh. Biglietti. Caffè? Thank you.
occhi. Io ho cercato di coprirla. Mi sono appoggiato qui. Ma no, aspetta, Ora starai fermo qui. Don, che ora è? Le sei e qualcosa. Non dovevamo essere a Caluna alle 4:15. C'eravamo, in perfetto orario. C'eravamo? Sì. Memphis! Memphis? Ma che significa? Perché non ci hai svegliati? Beh, credevo che foste ancora arrabbiati con me. Poi stavate dormendo come due angioletti. Ti strozzerei. Lo farai anch'io, ma è proprietà del governo. Memphis! La prossima è Memphis! Ma aspettate! Aspettate! Ma, Maggiore, perché considerate questo Bixby tanto importante? Oh, non è Bixby di per sé stesso, signore. È molto importante quello che Bixby rappresenta. Vedete, ogni anno ci sono migliaia di Bixby che vengono chiamati alle armi. Tardigradi che non riescono a seguire i nostri programmi di addestramento. Vi rendete conto anche voi della serietà del problema, vero, signore? Oh, mi ero distratta. Dovete perdonarmi, ma vedete, voi siete piuttosto diverso dagli altri maggiori. Generale Vanderlip, voi sapete che mi sono laureata col massimo dei voti in scienze sociali. Quando mi hanno offerto questo compito, ero già da un pezzo consulente anziano all'Istituto di Ricerche Psicologiche di Manhattan. Ma io non ho alcun dubbio sui vostri titoli. Grazie, signore. E ora torniamo a Bixby. Una sigaretta? No, grazie. Guardate questo grafico. Descrive il rendimento degli ultimi 17 mesi di servizio del soldato Bixby. Ed è una linea che decresce rapidamente, come vedete. Il soldato Bixby è stato dapprima nell'artiglieria da campo, poi è stato trasferito al genio segnalatori, dopodiché è stato trasferito ancora a un battaglione corazzato, ma quando perse un carro armato, decisero di... Ha perso un carro armato? Sì, signore. Un giorno gli ordinarono di mimetizzare un carro e il carro non è stato più trovato. Così i carristi lo trasferirono in fanteria. Sì, signore, al Forte MacArthur. Forse a questo punto vi meraviglierete. Infatti, come potete vedere, c'è un'evidente ascesa del grafico. Ed il motivo è che il soldato Bixby ha dimostrato un'innegabile attitudine alla meccanica. Generale, il soldato Bixby è riuscito da solo a montare un cannone anticarro a fuoco rapido e appuntamento segreto. Perbacco. E questa linea decrescente? Il cannone era carico. Ha fatto saltare due depositi di spazzatura nel centro di Los Angeles, a 30 miglia di distanza. Sembra che questo Bixby sia un vero passaguai. Beh, direi che i guai li fa passare a noi. Ecco, ora vedete perché Washington lo ha scelto per questo esperimento psicologico. Signor generale, vi saranno sempre dei Bixby, ma noi riteniamo che se riusciremo a trasformare in un soldato, un uomo con questa razza di precedenti, avremo aperto la strada a tutti i Bixby di domani. Sì? Ecco le informazioni richieste, signore. La seconda compagnia del 345esimo battaglione è la prima in addestramento. E a quanto afferma il suo comandante, il miglior caposquadra della compagnia stessa è il caporale Dollar. Col vostro permesso, signore, desidererei parlare a questo caporale. Lo manderò a rapporto immediatamente, signore. Scusatemi, c'è il maggiore Shelton? Soldato, vieni qua. Che cosa vuoi? Sono il soldato Bixby e mi hanno mandato a rapporto dal maggiore Shelton. È qui? Sì, è arrivata. È in quell'ufficio. Ah, grazie. Arrivata? Sì, ti ho detto che è in quell'ufficio. Io devo andare a rapporto dal maggiore Shelton. Ho sentito e ti dico che lei sta in quell'ufficio. Lei? Sì? Soldato Bixby. Oh, soldato Bixby, avanti. Vi stavo appunto aspettando. Oh, grazie. Ecco perché diceva lei, lui di là. Siete una lei più lei di tutte le altre lei che conosco. Soldato Bixby a rapporto. Riposo, soldato, e benvenuto al campo Calum. Grazie. Domando scusa, il fatto è che non avevo ancora visto un maggiore così carino. Accademia? No, non accademia, istituto di ricerche psicologiche di Manhattan. Non volete sedervi? Sì, sono... No, non qui, lì. Ah, lì.
Lo sapete che voi mi rammentate mia sorella? Anche lei è molto bellina. Davvero? Grazie. Sì, solo che lei non è maggiore, ecco. Sì, lo so, lo immagino. Soldato, perché non vi mettete in una posizione un po' più comoda? Sdraiatevi. A dirvi la verità, maggiore, non sono molto stanco. Sdraiatevi, soldato, ecco a voi un cuscino. Grazie. Ora state meglio? Sì. Ma io vi conosco appena, maggiore. Appunto, vedete, è proprio per conoscervi meglio che voi siete qui. Noi ci teniamo a ricevere personalmente tutte le nuove reclute al campo Kalun. Vogliamo darvi l'occasione di conoscerci e cercare nello stesso tempo di conoscere meglio voi. Siete davvero gentili. Perché non vi rilasciate? Beh, a dirvi la verità, maggiore, voi siete una ragazza e io un ragazzo. E secondo il film didattico dell'esercito, numero 6235... Ascoltate, devo farvi soltanto alcune domande. Ah, va bene. Dunque, soldato Bixby, cosa ne pensate dell'esercito? Finora l'ho trovato piuttosto noioso. Oh, e adesso invece vi piace? Oh, sì. Ah, certo, adesso sì che mi piace. Mi piace, sì che mi piace. Accidenti se mi piace. Vi ha dato molte soddisfazioni? No. Ma come mai? Beh, sarà perché ogni volta che mi sembra di star bene vengo trasferito. E voi credete che in questo ci possa essere un motivo di antipatia? Oh, no, no, al contrario. Anzi, per la verità, quando io parto tutti diventano tristi. Il mio ultimo comandante gridava come un disperato. Parliamo degli amici. Credete di esservi fatti molti amici? Oh, sì, moltissimi. Altro che io ho un mucchio di nuovi amici. Quanti? Uno. Un amico intimo, un vero fratello. L'ho conosciuto alle manovre, ci volevamo tanto bene, davvero tanto, tanto bene. Finché un giorno gli sparai a un piede e da quel giorno i nostri rapporti sono leggermente cambiati. Poi c'è stato un sergente del genio segnalatori. Beh, quello mi odiava. A pensarci bene, non ho mai avuto un gran numero di amici. Forse perché mi trasferiscono sempre. Certo, certo, è probabile. E ora parliamo della vostra famiglia. Dite, avete dei fratelli o delle sorelle? Ah, sicuro. Ho quattro sorelle zittellone. E come sono i vostri rapporti con loro? Ottimi. E adesso parlatemi dei vostri genitori. Oh, ne ho soltanto due. No, voglio dire, andate d'accordo anche con loro? Immagino che vi siano molto affezionati, non è vero? Oh, sì, sono affezionati. Anzi, per la verità, mia madre non fa che dire, figliolo, credimi, ti vogliamo bene. Dice soltanto questo. Ditemi di vostro padre. I vostri rapporti sono quelli di due buoni amici. Oh, certo, certo che siamo amici. Mio padre non fa che dire, ecco, volevo un figlio, ora sono servito. È la sua espressione favorita. Scusate l'interruzione, maggiore, ma volevo conoscere il soldato che perde i carri armati. Ah, riposo. Grazie, grazie molto, signore. È una strana storia quella del carro armato scomparso. Oh, scusatemi, signore, ma c'è un filo che sta venendo via. Sì, e noi non vogliamo dei generali che vanno in giro con dei fili che vengono via. Un po' di energia e tutto ritorna in ordine. Ecco fatto. Stava sciogliendosi. Non era certo una cravatta degna di un generale. Qui. Perché non hai fatto ancora caricare quel camion? Beh, io li ho pregati di far presto. Non devi pregare, devi ordinare. Quando ero ancora soldato a Panama, io... Da quanto sono qui quei due? Da stamani, credo. Credi, eh? Aspettate un minuto.
Buongiorno, sergente. Come buongiorno? Non vi sentite bene? Avevate l'aria piuttosto affranta alla sveglia. Una sbornietta? No, non attacca, canaglia. All'appello vi ho chiamato e nessuno di voi due ha risposto a presente. Non ci ha sentiti? Te l'ho detto che dovevamo strillare. È vero, Larry, lo hai detto. Grida, hai detto. Questo me lo ricordo proprio bene. Va bene, ragazzi, va bene, ma uno di questi giorni ve la farò pagare. Soldato Bixby, a rapporto, sergente. Salve, ragazzi. Mi hanno detto di cercare il sergente maggiore. Bene, eccomi qua. Se sei del reparto, perché non c'eri stamattina? Perché io non sono del reparto fino a domani. Sono arrivato in treno con loro. Avete sentito? Un giorno prima. Questi sono i soldati che noi vogliamo. Sei venuto con loro? Sì. E quando? Fatemi pensare. Credo siamo partiti da Memphis alle 6:30. Grazie tante. Avevate ragione, ragazzi. Dovevate gridare. Memphis è lontano 90 miglia. Saremmo arrivati in tempo, ma quel regolamento ambulante si è scordato di svegliarci. Ah, si è scordato di svegliarvi. E cosa credete che ne direbbero la corte marziale? No, un momento, sergente, non è stata colpa loro, sono io il responsabile. Ascolta, Bixby, non difendere questi due lavativi, non se lo meritano. Avanti, voi due. Grazie. Ragazzi, aspettate. Andiamo, sergente, rimetteteci alla prova, dateci un'occasione. Chi è l'autista di questo camion? Ehi! Portate via questo camion di qua! Bixby, portalo via! Cosa? Sposta il camion! No, ecco, sergente, non so se... Spostalo! Sergente, credo che non abbiate capito... È un ordine! Tiraci! Tiraci, sergente! Sergente, vi dico la verità. Sì, è la verità, sergente. Quell'idiota doveva svegliarci prima dell'arrivo del treno. Sì, sergente, è così. Dovevate capirlo che quello era un cretino. Dovevate star svegli a turno. Uno dormiva e l'altro no. Questo dovevate fare. Dunque, vediamo. Per avere mancato l'appello... Aspettate un minuto, sergente. Quello ci ha detto che... Visto che volevate fregare il vostro vecchio sergente, resterete consegnati tutti e due per le prossime 3 settimane. Sentite, sergente, chiedetelo a Bixby. E per esservi degradati fino al punto di approfittare di un povero ragazzo innocente per coprire le vostre malefatte, rimarrete consegnati per altre 3 settimane. Ehi, sergente? Sergente, devo riferire su un errore del manuale automobilistico. Il comando del ribaltabile si trova dove dovrebbe stare il bottone di avvio. Lo vedete che tipo è, sergente? Avanti, Bixby. Ora voglio che liberiate me e la mia Jeep. Motore e tutto. Avanti, al lavoro! E voi due, aiutatelo! Io starò qui seduto a guardare. Incominciate! Avanti, coraggio, datevi da fare. Facciamo lavorare i nostri vecchi muscoli. Lascialo prima scompare un po'. Ehi, Dolan! Sì? A rapporto al comando di divisione, dal maggiore Shelton. Oh, guarda che peccato. Un minuto, Dolan, tirami fuori di qua prima. Scusate, ma il maggiore mi chiama. Questi ventilatori o sono troppo inclinati o non lo sono affatto. Sistemo tutto io, se mi permettete. Cosa? Oh. Grazie. Non c'è di che. Vedete, voi siete troppo carine per darvi alla meccanica. Vi occorre un uomo vicino che... Scusate, agli ordini. Signor Maggiore, io... Riposo? Sedetevi. Caporale, c'è qualcosa che voi potete fare per me. Coraggio, sedetevi. Vi avverto che dipende solamente da voi dire sì o no, è un servizio volontario. Oh, non vi dirò mai di no. Di che si tratta?
Si tratta di un esperimento che sta compiendo il nostro esercito. Una specie di lavoro di salvataggio per trasformare in buoni soldati degli esseri inferiori. Dei deficienti. Dei primitivi. Oh. Prendete sotto la vostra protezione uno di questi e vedete cosa se ne può cavare. Farei qualunque cosa per voi, maggiore. E chi è? Bixby. Il soldato Meredith Bixby. Bixby? Bye bye, maggiore, arrivederci allo spaccio. Cosa c'è? L'avete già conosciuto? Due volte, mi basta per tutta la vita. Caporale Dolan, anch'io ho conosciuto il soldato Bixby e sento che egli è potenzialmente un soldato di grandi doti. Il fatto è che finora non è stato compreso. Non sarete un po' troppo sentimentale, maggiore? Sentimentale? Sì, in fin dei conti siete una donna. Caporale Dolan, sappiate che il mio compito consiste nel valutare gli uomini. Quando sono stata investita di questa missione, io prestavo servizio come consulente anziano all'Istituto di Ricerche Psicologiche di Manhattan. Ma siete sempre una donna. Parliamo del soldato Bixby. Se davvero voi ritenete che si tratti di un caso assolutamente disperato, non insisterò affatto nel chiedervi di accettare il mio incarico. Io non dico che sia un caso disperato. È volenteroso e credo che sarebbe disposto ad imparare. Ecco, per esempio, in 17 mesi il soldato Bixby non è ancora riuscito a maneggiare il fucile. Ora è proprio questo che a lui occorre, sentirsi capace di fare qualcosa in modo perfetto. Beh, non è mica tanto facile, è una cosa che potrebbe impiegare totalmente il mio tempo. Allora accettate questo incarico. Qualunque cosa per voi, maggiore. Magnifico, grazie, caporale. Ehi, indovina chi verrà a dormire qui con noi. Non è contro i regolamenti sognare l'impossibile, vero? Chi è? Bixby. Quel castigo di Dio. L'ho già invitato. Lo hai invitato? Figurati che siamo alle prese con il più delizioso essere dell'intero esercito degli Stati Uniti d'America. Dovremmo insegnare a Bixby come diventare un soldato. Tu soffri di trauma da guerra. Non ti rendi conto, sarà il nostro pretesto. Se qualcosa va male, lui ne avrà la colpa. Se qualcuno viene in mente di consegnarci, lo riferiremo al nostro delizioso maggiore. Che? Delizioso maggiore? Madonna. Il maggiore è una ragazza. Stasera, invece di manovrare la jeep per il sergente, noi due insegneremo a Bixby come montare un mitra. Una serata in baracca con quel disgraziato. Ma chi dice che si deve restare in baracca? Potremmo andare in un posto con della languida musica di sfondo, no? Ah. Avanti, andiamo. Giapponesi, coreane, irlandesi, ma per me non c'è nulla che valga quanto una semplice e simpatica ragazza americana. È quello che dico a tutti. Sì, lo dici a tutte. Oh, Larry, se potessi credere che dici sul serio. Sul serio? Oh, bambina mia, un uomo passa la vita alla ricerca di un mucchio di cose. Non sa neanche lui che cosa. Ma un giorno si trova davanti a un paio di lombi come i tuoi e allora il suo tormento è finito. Ha trovato il paradiso. Ma se l'arma non deve essere usata immediatamente, è importante ricordarsi ogni volta di metterla sicura per evitare gli infortuni. Salve, soldato. Hai un fiammifero? No, non lo so. Eccoli qui. Sì, madame. Ai vostri ordini. Sono felice di esservi utile. Dite, madame, io stavo chiedendomi se per caso non voleste ballare con me. Beh, non siamo stati presentati secondo le buone regole, ma credo di poter fare un'eccezione. Di Lenny, quando si mette la sicura come deve stare, alzato o abbattuta? Abbattuta. Grazie. Allora, grazie mille. Beh? Scusate, posso offrirvi qualcosa? Un martini. Un martini, prego, leggero. Ehi, Joey. Quella là non è mille. Certo. Sicché stasera dovevi restare a casa con la nonna malata, eh? Ogni libero cittadino ha il diritto di cambiare programma. Se l'idea non ti va, rivolgiti al mio cavaliere. Ve la restituisco come nuova, l'ho usata solamente 3 minuti. Mi ruba la ragazza e poi mi sfotte, senti. Ma che cosa ti prende? Si può sapere che ti ha fatto? Non ti impicciare, scombra. Ehi, quello è con noi e non vogliamo che gli succedano guai. Non gli succederà niente di brutto, solamente questo. L'ho imparato sul manuale di judo. Lasciatemi.
Fermatemi, madame. Anche questo è sul manuale di judo. Uno! La conosci la strada per tornare al campo? No, ma seguo un'altra macchina militare. E ricordati, la nostra baracca è il numero D-362. Lo so, D-362. Sergente, è il sonno leggero. Andiamo. Dorme come un bambino. Ehi, guardate, Schultz si mette lo smalto alle unghie dei piedi. Avanti ragazze, è suonata la sveglia. Brigarsi, brigarsi. Che levatacce. Ehi, delle nuove reclute. Devono essere arrivate stanotte. Su, sveglia. In piedi, sorellina. In piedi. Sbrigati, su. Nel nostro plotone? Come no, a migliaia. Non lo sai che adesso c'è l'addestramento misto? Senti,
Non è il caso di scherzare, non possiamo prendere la doccia insieme a loro. Sono certo che il regolamento lo vieta. Ehi, alzati! Siamo nella baracca delle ausiliarie! Qui dentro. Cosa? C'erano degli uomini di là, le docce, degli uomini. Ne sei sicura? Ho due fratelli, sergente, conosco la differenza. Ehi, sergente, guardate, dei pantaloni. Qui non c'è nessuno. Qualcuna di voi sa come quegli uomini siano entrati qui? Non guardate me, sergente, io sono per lo zitellaggio. Sapete niente di tutto questo voi, Donny? Va bene, sergente, confesserò. Il fatto è che ieri sera stavo seduta allo spaccio quando due generali e un colonnello sono venuti al mio tavolo e mi hanno chiesto che cosa facevo in serata. Non fate dello spirito. Quegli uomini devono essere stati aiutati per entrare qui. Chi ne è la responsabile? Ma cos'è tutta questa agitazione? Tre soldati hanno dormito qui stanotte. Oh, che rabbia, succede sempre quando io sono in permesso. Dove sono? Non lo sappiamo. Devono essere scappati via. Aspettate un momento. Io non li ho visti uscire. E siccome non possono girare il campo in mutande, secondo me sono ancora qui. Avanti, cercate in ogni angolo dove possono essersi cacciati. C'è solo una speranza. Trasciniamo il letto alla porta e squagliamoci prima che ci riconoscano. Tirate giù la coperta. Ehi, sergente, guardate. Siete voi la madre superiora? No! Meno male che non siete voi. Devo andare a chiamare la polizia militare. Oh, no, ho un'idea migliore. Andate lì nell'angolo e infilate le uniformi. Signor Cito. Anche voi fate presto, avanti in quell'angolo. Mettetevi in quell'angolo, sbrigatevi. Avanti ragazzi, date un'occhiata. Ecco tre campioni del cosiddetto sesso forte. È una cosa molto imbarazzante. Ehi, quel bambolotto non mi dispiace affatto. Io preferisco quello con le ginocchia rosa. A me piace quello tarchiatello. Al poligono di tiro presentatevi al capitano Ward. Signor Sì. Che cosa succede? Uno, due, no, due, no, due, no, due, no, due, no, due, no, due. Silenzio! Due, no, due, no, due, no, due, no, due, alto! Riposo! Questi tre uomini mancavano al vostro appello stamattina. Grazie, sergente. Mi occuperò io di loro. Care bambolette, su, venite fuori. Attenti! Avanti, marsh! No, due, no, due, no, due. Fatevi rivedere, ragazzi, aspettiamo il tè. Ah, sì, grazie. Arrivederci, care commilitone. Sono davvero care. Dunque, perché siete stati via tutta la notte? Ero in ansia per voi. Se volevate arruolarvi tra le ausiliarie, dovevate solo dirmelo. Ma non ci avevano detto che si poteva fare. Anzi, secondo il regolamento militare... Silenzio! Siamo... Signor Sì. Voi due non avete nulla da dire? Sono degradato, immagino. Già, anch'io. Ah, allora io vi devo un gallone. Grazie. Si fida di me. Sergente, devo confessare che la responsabilità di questo infortunio è mia. Vedete, loro... 50 pressioni. Signor Sì, grazie, siete davvero comprensivo. No? Adesso! Signor Sì, adesso. Le vuole adesso. Signorine, accetto le vostre dimissioni, ma non è tutto qui. Vi ricordate di quella sospirata assegnazione in Marocco di cui si è tanto parlato? Bene, è già arrivato l'ordine, ma voi due potete cominciare a disfare i vostri bagagli perché non ci verrete. Non vorrete sul serio farci questo? Abbiamo certi numeri di telefono laggiù. Per esempio, Casablanca 5499. È una che fa la danza del ventre, ma è di un'ottima famiglia. Ebbene, le porterò personalmente i vostri saluti. Il fatto che mi siete antipatici non c'entra. Ehi, Donna. Sì? Il maggiore Shelton vi desidera rapporto. Addio, il secondo gallone ce ne va. Sono due. Avanti. Oh,
Accomodatevi, caporale. Ai vostri ordini, maggiore. Prima che diciate qualcosa, voglio assicurarvi che il vostro Bixby è uno dei più... parlarvi. Cosa avete da dirmi a suo riguardo? Beh, io credo che quel Bixby sia... Non sapete nulla? Sapere che cosa? Del suo addestramento. Ah, va bene, va benone. Ah, sì. Stavo giusto cominciando a preparare il mio rapporto settimanale sul soldato Bixby. Credete che possa parlare di effettivi progressi raggiunti? Beh, l'ho visto dare una dimostrazione di judo da fare invidia ai più grandi campioni. Ah, sul serio? Certo, certo. E quando poi ha le flessioni muscolari, da un po' di tempo non la smette più. Caporale, voi non potete immaginare quale piacere mi fate. Neanche voi potete immaginare quale piacere mi fate. Qualcosa che non va? Scarpe d'ordinanza. Oh, ecco, ho mandato le altre... Ho mandato le altre a risuolare. Sì. Congratulazioni, caporale. State davvero cominciando a dare a Bixby un senso di padronanza, uno spirito combattivo. Ed è importante, vero? Ecco, è la cosa più importante che ci sia nella vita, il senso della padronanza. Secondo il professor Adler, ed anche Freud era d'accordo, il senso della padronanza di qualcuno è una delle più importanti emozioni dello spirito. Sì, sono completamente d'accordo con quei signori. Sì, sono sicura che avrete già sentito parlare del famoso esperimento di Zurigo, quando venne stabilito che anche i topi rispondono a determinati impulsi di padronanza. Proprio così. Perfino i topi. Infatti, anche il sergente Pulley ha una ragazza che gli appartiene. Oh, anche lui. Ebbene, il possesso, o l'essere posseduti, o l'amore, o dite come volete, hanno lo stesso effetto sui più diversi caratteri umani. Preferisco dire amore. Davvero? Ebbene, sì, l'amore è una di quelle generiche, vaghe... parole che sembrano applicarsi. Beh, in altri termini, i fattori emotivi generici che ci interessano non sono necessariamente sopraffatti. Avete i più meravigliosi occhi azzurri di tutta la divisione. Che cos'è? Cosa? Questo suono. L'amore fa suonare le campane anche per i topi. Ti ricordi di Zurigo? Ma è il telefono. Parla il maggiore Shelton. Ah, sì, capitano Sander. Sì? Ah, ah sì? Capisco. Davvero, eh? Sì, sì, grazie mille. È qui che eravamo rimasti. State sull'attenti. Eh? State sull'attenti. Caporale Dolan, sono stata ora informata al telefono che voi e il soldato Bixby avete passata l'intera notte in una baracca delle ausiliarie. Secondo voi questo è il mezzo più efficace di insegnare a un militare come ad operare le armi? Ascoltate, e dovete sentire anche la Conosco mia versione. Conosco già la vostra versione. Ho incontrato molti militari come voi. Voi non avete mai avuto intenzione di aiutare il soldato Bixby, ecco State la verità. Sentire. No, niente affatto. Voi avete considerato l'incarico solamente come un mezzo. Il mezzo più opportuno per sfruttare lui. Per sfruttare lui e me. Se mi lasciate dire Vi ho lasciato già dire abbastanza, uscite. Sapevo che scherzavate. Uscite! Fate i bagagli, anche voi due partite con noi. Sul serio? Che ti avevo detto? È un sentimentale, amico! Io non c'entro in tutto questo, è stato il maggiore Shelton che ha dato l'ordine di farvi imbarcare. Che c'ha quella? È innamorata di un tipo che si chiama Freud. Freud?
Non è quel sergente della decima compagnia con i baffi? Sì, è quello. Ha invitato la mia ragazza ad andare a ballare. Prima di partire gli lascerò un ricordo che non dimenticherà. Svelto, Larry, cominciamo a vestirci. Arrivo. Ehi, ragazzi. Ma non dovevi far questo, lo sai che sono frenzoletico, non c'è niente da ridere. Tieni, ecco per te. Uno a te, Steve. Robert, Eddie, Bill, Ralph. Eccone un altro per te, Johnny. Ecco a te, Larry. Stanley. Che cos'è? Ricordo del campo Calun. Beh, sì, è un souvenir per non farvi sentire tanto soli e abbandonati laggiù in Nord Africa. Ho sentito dire che in Africa il sole e le ragazze fanno girare la testa. Davvero? Comunque vi assicuro che mi rincresce. Avrei tanto voluto venire con voi. Vedete, uno alla fine si stanca a dire sempre addio non appena fatto amicizia con qualcuno. Sì, ma senti, Bixby. No, senti tu quello che voglio dire. Questa volta ero sul punto di essere imbarcato con voi ed è eccitante come prima di una grande partita. Era così anche al football. Una volta ero stato scelto e per la gioia saltai tanto che mi spezzai una gamba. Anche tu ci mancherai, Bixby. Sì, ci mancherai, amico. Ciao. Sai che ti dico? Ho promesso a quella specie di Napoleone sottana che avrei insegnato a Bixby l'uso del fucile. Ed è quello che faremo. Lo faremo domattina. Cosa intendi fare? Vuoi andare al poligono di tiro con Bixby e dargli un fucile vero che spara con delle vere munizioni? Noi non faremo niente del genere. E del resto non ci riusciresti neanche in un anno. Figurati se ci riesci in un giorno. Ci riusciremo invece, vivi o morti. Il braccio va infilato qui. Ora sta a sentire, alzalo un po', così. Porta il gomito su e stringi, ecco. Bene, così, ti senti a tuo agio? Dimmi, ti senti a tuo agio? Allora, sei pronto? Sì, come fisico sono tranquillo, ma come morale non so se sono completamente pronto a premere il grilletto. Ma è necessario premerlo, perché se non si preme il grilletto, il fucile non farà mai boom boom. E invece bisogna che il fucile faccia boom boom. Boom boom. Pronto a bersaglio 10? Ma io sono pronto da 2 ore. Bene, apri l'otturatore. Ora attento, eh. Chiudi. Avanti. Punta adesso. Tira. Trattieni il respiro. Sei andato vicino al numero 10. Oh, bene. Lo hai mancato solo di 7 bersagli. Ah. Riproviamo. Però stavolta cercherò di tenere gli occhi bene aperti. Sì, ma non credo che ti servirà molto. Sono in posizione. Che? Apri l'otturatore. Attenzione. Spingi avanti. Bene. Appoggialo. Appoggialo sulla spalla, eh? Stringilo forte. Stringilo. Ah, scusa. Stringilo. 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 Qui quell'anitra selvatica della Malora. Dovrebbe essere in Perù in questa stagione. Io non mi intendo di caccia, sono qui per farti avere la qualifica di tiratore. Apri l'otturatore. Soldato nuovo, Dolan? Signor sì, ma non vi aspettavamo che alle 4. Se a quell'ora avete da fare, posso occuparmi io di questo. Un solo uomo al poligono. Hai già fatto esercitazioni di tiro? Sì o no? Riposo. Signor sì. Oh,
Oh, col vostro permesso, signor capitano, desidererei farvi notare il fatto che avete un filo che sta venendo via. È una divisa molto mal combinata, mi pare, vero? Il vostro sarto vale ben poco. Non importa. Caporale, vieni. Devo venire anch'io? No. No. Da dove è uscito quel deficiente? Devo informarvi, signore, che al comando si interessano molto di quel deficiente. Al comando? Sì, credo anzi che apprezzerebbero se foste voi stesso ad esaminarlo. Ah, sì, capisco. Cominciamo, Dolan. Grazie, capitano. Il capitano è venuto a vedere Bixby. Sta pronto a marcare tutti i centri. Tutti i centri? Ma quello non farà mai centro, neanche ficcandoci il proiettile con la mano. Non ci pensare, sparerò anch'io. Avanti, soldato. Riposo. Adesso cominciamo, in posizione di tiro. Questo ti può essere utile. Oh, grazie. E mi raccomando, non oscillare. Signor, no. Vedi quei bersagli in fila? Signor, sì. Mi spiace, non è colpa mia. Hanno imbrogliato il governo spendendo milioni per un fucile che non rincula e invece questo salta via. Centro. Sì, vediamo. Oh, scusate, capitano. È proprio un centro. Si vede che fino ad ora non avevo calcolato la velocità del vento. Può darsi, assicuriamoci che non sia un caso. Fa un altro centro. Signor C. Capitano, potrei cambiare posto. Perché? Continuo a cadere su questa. Grazie. Va bene. Mi raccomando, adagio. Adagio. Punto al centro. Signor C, punto al centro. Fuoco! Però, questo non l'ho neanche sentito. Nuovamente centro. Sì, nuovamente centro. E non l'ho neanche sentito. Ho tirato il grilletto ad agio. Fuoco. Centro. Pronti? Fuoco! Centro. Pronti? Fuoco! Centro. 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 Centro, alzati in piedi. Centro. Centro. Bravo. Sei un grande tiratore. Agli ordini. Da oggi avrai la qualifica di tiratore scelto. Faccio un altro centro. No, non importa. Ora riposati mentre io controllo il colpo. Ai vostri comandi, signore. Anche voi siete stato bravo. Hai visto com'è facile? Non c'è niente di più facile. È questione di esserci nati. Gomma a terra. Sembra il buco di una pallottola. Una pallottola? Da dove può arrivare qui una pallottola? Il poligono di tiro è a 6 o 700 metri, signore. Ma i bersagli sono proprio nella direzione opposta. Un soldato deve avere sparato all'indietro per colpire in questa direzione. Signor, sì.
Sarà stato... No, non può riuscire a tanto. Vi auguro un buon viaggio, caporale. Grazie, maggiore. E desidero ringraziarvi. Avete fatto di Bisbee davvero un buon soldato. Non c'è di che, ho fatto quello che ho potuto. Agli ordini, maggiore. Vi sono molto grata, caporale. Anche al comando sono soddisfatta. Allora mi compiaccio con voi. Agli ordini, maggiore. Spero che abbiate presto un altro gallone. Gianna maggiore, guardate. Ah, vedo che conoscete il mio amico. E anche molto bene. Il caporale stava salutandomi per la terza volta. Oh. Addio, Bixby. Sei stato un buon compagno e mi mancherai molto. Ah, diteglielo voi. Maggiore. Dirmi cosa? Devo dirvi che avete compiuto molto di più che il vostro dovere. Grazie al vostro valido aiuto, Bixby ora ha il distintivo di fuciliere scelto ed è diventato un vero soldato. Gli mancava soltanto un mese al congedo. E volete sapere che cosa ha fatto invece quel ragazzo? Che ha fatto ancora? Si è raffermato. E come se non bastasse ha chiesto il privilegio di essere assegnato alla vostra squadra. Sicché verrà in Africa con noi. Ah, allora io diserto. Siete un duro, un cinico, un senza cuore, ma siete abbastanza simpatico. Vi rivedrò in Africa del Nord, caporale. Verrò col generale in visita d'ispezione. Sam! Sam! Che c'è? Bixby viene con noi in Africa. Cosa? Marchiamo visita. No! No! Sergente, non possiamo venire con voi in Africa. Sì, siamo molto ammalati. È un malore improvviso. Ma che dolore. Sicché dovrete andare all'ospedale. E di sì. Corsa anche. Salite in camion! Così, eccoci in volo verso il Marocco insieme a quel cataclisma di Bixby. Proprio sopra l'oceano, Stanley cercò di spingerlo fuori dal portello di emergenza. Fu allora che io commisi la più grande sciocchezza della mia vita. Glielo impedii. Su, avanti, allineatevi qui davanti a me. Sbrigarsi, sbrigarsi! E questo sarebbe il Marocco. Non ti spaventare, Stan, l'aereo doveva pur fermarsi in qualche posto. Sergente, quanto manca al nostro quartiere? Non più di 100 metri, dovrete portare i vostri sacchi in spalle. I facchini dell'albergo stanno giocando a polo. Dovevo gettarlo dall'aereo, se avessi saputo di questo scherzo. Ah, bellezze dagli occhi a mandorla balleranno per voi nello splendore delle notti orientali. Attenti! Riposo. Dunque, ragazzi, la nostra unità è assegnata alla base aerea come distaccamento di polizia. Nessuna domanda? Io vorrei sapere quanto tempo resteremo qui e perché ci siamo venuti. Ve lo dirò, Bixby. È venuto a mancare del materiale e si sospetta di certe tribù ribelli. Resteremo qui finché non avremo tamponato queste falle. Sergente, conducete gli uomini nel loro quartiere. Sì, sì. Cadeti! Cago sinistra, sinistra! Avanti, marci! Ce l'hai fatta. Due permessi e una jeep. Ah, sei un fenomeno. Dobbiamo andare a prendere delle patate per la mensa giù al deposito. E come ci sei riuscito? Ho ricordato al sergente Green di quella curvilinea Freulein che un giorno gli presentammo a Monaco. Quella racchione? Stan, ognuno ha la donna che si merita. Su, andiamo. Bisogna pure che qualcuno vada a comprare delle patate per la mensa. E noi siamo pronti giusto giusto per una partita di ping pong doppia. Avanti, presto, Bixby! Signor C! Muoviti! Voi altri vi perdereste di certo in città senza Bixby. Lui parla arabo. Ah, sì. Significa, eccomi qua. Al deposito delle patate e ritorno. Signor C! Aspettate, ora gli dico che siamo in missione militare. Ma cosa gli ho detto? L'ho nominato rappresentante della Paramount per il Nord Africa.
Andiamo, ragazzi! Ehi, fermati! Fermati! Che succede? Ci deve essere qualcosa che non va nella ruota anteriore sinistra. Dagli tu un'occhiata, Bixby. Va bene. Di, guarda un po' quell'insegna. 60 danzatrici, 60. 30 ciascuno, credo che possano bastare. La ruota anteriore sinistra è a posto. Ah, sì? E senti, perché non resti qui vicino mentre noi perlustriamo un po' la zona? Sì, troveremo il deposito di patate, dovessimo girare tutta la notte. No, non crediate di farmela, voi non cercate patate, cercate orchidee selvagge. No. Qu'est-ce que vous prenez? Cosa desiderate, monsieur? Oh, grazie. Vorrei un latte frullato, prego. Come? Un frullato, capito? Un frullato, oh. Ah, sì, desiderate un frullato. Un frullato alla marocchina. Oui, grazie. Grazie tanto. Grazioso questo vostro posticino. Grazie, monsieur. Siete organizzati proprio bene. Monsieur Mustafa est dans son bureau? Oui. Grazie. È carina quella ragazza, eh? È la cantante del locale. Ah, sì? Forse Monsieur desidera un tavolo? Oh, sì che lo vorrei. Grazie. Volete mandarmi a tavolo quel frullato? Sì? Sono Didi. Vengo dalla compagnia marittima. Perché non hai mandato il denaro per il mio biglietto come avevi promesso? Ho cambiato parere. Sono egoista. Voglio delle belle cose attorno a me. E io voglio il denaro che mi appartiene. Ho già accettato quella scrittura a Città del Messico. Tu andrai a Città del Messico quando te lo dirò io. Ora vai e canta bene. Avrò quella somma da qualcun altro. Falla uscire. Spesso la bellezza dà alle donne un falso senso di sicurezza. Abdul mi ha detto che una compagnia di fanteria americana è arrivata di guardia al materiale. Quante parti di quest'arma mancano ancora prima che sia completa? Gli americani sono arrivati tardi, ecco il solo pezzo che mancava. Bene. Comunica allo Sheikh Ali che siamo pronti a consegnargli la grande mitragliera che ci ha ordinato. Sì. Fregatura. 60 danzatrici, 60. 60 erano i loro anni, non il loro numero. Ehi, dove è andato a finire quel fesso di Bixby? È la sua prima sera in una città straniera, dove vuoi che sia. Alla biblioteca, di certo. A imparare qualcosa a memoria. Yeah.
It's the same the whole world over. It's exactly the thrill on a hill in Brazil that it is in a cove in Dover. It's the same, it's the same. For a dame all the world is clover. For the thing that you seek in Tahiti or Rome, it's the same thing you seek on the bad boy at home. Let his hair be straight off gold. It's the same all over the world. Fema lover. Fema lover. Fema lover. It's the same. Oh, it's the same. It's the same the whole world over. Things you thought you would learn from Pierre and Antoine seems you'd already learned thanks to Dom, Dick and John. Let his hair be straight. Les promenades au clair de lune, la main dans la main, la musique et la danse. Scusate, non siete Rosie Callaghan che abitava sopra la drogheria di suo padre a Scranton in Pennsylvania? Cos'è, un nuovo sistema di abbordaggio? Perché se siete voi, vorrei pagarvi uno di quegli affari che vendono al banco in quei bicchieri grandi grandi. Ma esiste veramente una Rosa Callaghan? Sì, era una ragazza secca secca. Sono contento che si sia sviluppata al punto da somigliarvi. O sono io che vi sembro secca secca? Oh no, al contrario, voi ricordate un mandolino. Sì. Accetto il vostro invito. Oh. Ti sta dando noia? No, il menu mi pare, le gentili. Le gentili? Sì. Sì. Ecco. Grazie. Prego. Ah, cameriere, altri due beveroni marocchini, per favore. Eh? Oui, monsieur. E portate un tavolo più largo. Oui, monsieur. Ditemi, cosa c'è in me che vi ricordi quella Rosie? Oh, voi e lei avete molto in comune. Siete entrambe simpatiche e tipi con le quali nessun uomo oserebbe essere sgarbato. E poi scommetto che sareste delle ottime madri se aveste dei figli. Invidio la vostra Miss Callaghan. Ah, sì. Dite, vorreste fare un giretto? Sì, stasera voglio essere Rosa. Ah, bene, allora sotto. Eh? Sembra che qui ci sia almeno un po' più di vita, no? Credo sia meglio cercare dove si è cacciato Bixby. E alla svelta potrebbe essere nei pasticci. Sì, sediamoci qui e preoccupiamocene per un paio d'ore. Qualunque cosa. Oui, monsieur. Ehi, dà un'occhiata là. Nessuna donna dovrebbe essere fatta a quel modo, non è leale. Beato la carogna che ci sta ballando.
Bixby la carogna che ci sta ballando. Ti presento due miei amici. Aspetta, sarò lieta di conoscere i tuoi amici, ma prima devo cambiarmi. Ah, va bene. Questo per avermi fatto sentire come Rosie Gallagher. Grazie. Vediamo. Io ho... scusatemi. Dunque, ho 72,50 alla Banca Nazionale di Scranton. Poi ho i $37... che mio zio Erma mi ha lasciato. E se rompo il mio salvadanaro, forse ne avrò abbastanza. Abbastanza per cosa? Beh, per Gigi devo prestarle del denaro per comprarsi il biglietto per Città del Messico. Sta a sentire, Bixby, non voglio insegnarti a trattare con le ragazze, ma non è da furbi prestare denaro a un'estranea. Ma non è un'estranea, io la voglio sposare. Che cosa vuoi fare? La voglio sposare. Sta a sentire, Bixby. No, noi siamo già fidanzati, anzi vado a regalarle il distintivo della mia scuola in segno di fedeltà. Ma prima... devo scoprire se Gigi è il suo nome o il suo cognome per dirlo alla mamma. Arrivederci a più tardi. Parlerò io a quella volpona. Squagliamocela. Quell'idiota è una calamita di guai. Niente affatto. Non mi piace vedere un ragazzo che si rovina. Tu va a prendere le patate e torna assieme a Bixby al campo. Come farai con Bixby? Gli spezzerò il cuore, se occorre. Anche se non è divertente. D'accordo, d'accordo. Siamo intesi, tesoro. Ligice sarà un maschio e Bilce sarà una femminuccia. Oh, dolce musica del mattino. Svegliati e canta, Larry. Oh. Larry, oggi la tua squadra è di giornata, ricordatelo, Larry. C'è stata un'ispezione notturna? No. Ehi, dove è stato il nostro bambino tutta la notte? Dicelo. Già, dove sei stato tutta la notte, Larry? Ho fatto una rapida inchiesta sulla fedeltà delle ragazze in terra d'Africa. Mi congratulo con te, Bixby. Grazie. Ma di che cosa? Te lo dirò. Questo è tuo, Bixby. Alle 2 di stanotte Zizi ha rotto il fidanzamento con te. Ti ho fatto un grande favore, Bixby. Senti, quella ti avrebbe tolto fino all'ultimo centesimo. Non è fatta per un buon ragazzo come te. Su, dammi retta. Spiacente, ma dovevo farlo. Poveraccio, è stato peggio di una mazzolata in capo. Boom! Raccontami tutto. C'è poco da raccontare, non è successo nulla. Ti sei ritirato? Esattamente. Vuoi scherzare? Non scherzerei su una brutta figura. E come hai avuto quel distintivo? Ho mentito a Zizi dicendole che Bixby si era già stancato. Lei ha pianto e mi ha gettato il distintivo in faccia. Le donne sono matte, Bixby le piaceva sul serio. E allora che cosa hai fatto tutta la notte? Ho dovuto raggiungere la base con l'autostop. 3 carrette, 2 muli e un cammello che puzzava terribilmente. E adesso, sipario, voglio dormire un po'. Ah... in piedi, bamboletta. Oggi giochiamo ai soldatini e tu farai il caporale di giornata. Su! Un essere umano normale avrebbe avuto una reazione normale, forse ricorrendo anche al suicidio. Ma non Bixby. Lui doveva fare qualcosa di speciale, di diverso. Al capo di Stato Maggiore dell'Esercito degli Stati Uniti, Washington, con la presente desidero informarla che il sottoscritto si congederà senza permesso ufficiale. Ho scritto, non lo dica al presidente, ha già abbastanza guai per conto suo. Grazie.
Amico. Attenzione! Che cosa volete? Sto cercando Mademoiselle Gigi. Che cosa volete da lei? Sentiamo. Vorrei ridarle il distintivo scolastico. Ah, datelo a me. Glielo consegnerò io. Oh? Grazie mille. Datele il mio distintivo e ditele che sono venuto qui a cercarla e che vado ad arruolarmi nella legione straniera, nelle squadre suicidi. Ehi, la cassetta. Oh? La cassetta. Stavo per andarmene con la vostra cassetta. So, la resistenza L-47. State montando la mitragliera R2 con radar, eh? Ehi, la cassetta l'ho restituita! Sono solo residuati bellici. Vedete, amico mio, io ho un figlioletto, non ha ancora 6 anni, ma è tanto intelligente e adora giocare con questi pezzi meccanici. Davvero carino. Ma spero che vostro figlio sia un genio, perché soltanto pochissimi specialisti sanno montare la mitragliera R2. Dite sul serio? Sì, certo, e sono tutti in America. Tutti in America? Sì, tutti eccetto me. Io sono qui. E voi sapete montare la mitragliera a fuoco rapido R2? Ah, certo. Sì, io riesco a montarla, ma confesso che è un lavoro molto complicato. Vorrei mostrarvelo. Vedete, ci sono una quantità di elementi in gioco. Per esempio, non è difficile montare il blocco 209, ma occorre rotearlo un po' verso destra. E il guaio è che se non lo si fa con esattezza può esplodere il meccanismo. Poi ci sono 100 segreti del genere che bisogna conoscere. Bene, arrivederci ragazzi. Magnifico, avete passato l'esame. Che diavolo dite, che esame? La prova di supremo coraggio. Monsieur, voi vi trovate nel comando del servizio segreto della legione straniera. Se volete unirvi a noi, vi arruoliamo subito. Oh, grazie. Non sapevo che ci fosse anche un servizio segreto. Se lo sapeste, non sarebbe più un segreto. Ah, non lo dirò a nessuno, ve lo giuro. Posso presentarvi il colonnello Dubois? Enchanté. Oh. E i suoi aiutanti, il maggiore André e il sergente Durand. Andiamo, partiamo per il primo dislocamento. Un'oasi a 2 giorni di marcia nel deserto. Lì potrete montare la mitragliera. Oh, lì potrò montare la mitragliera. Per il vostro figlio? Sì, per mio figlio. Oh. Ora siete dei nostri, mon capitano. Oh, sono capitano? Allora voglio l'uniforme. L'avrete, andiamo. Colonnello? Maggiore? Grazie. Sergente, non dimenticate la gerarchia, sergente e capitano. Pazienza, angioletto mio. Non ci sfuggirà. Ehi, Donna, la cantante di quel ritrovo notturno ti manda questo. E che ci facevate in quel ritrovo notturno, sergente? Ci cercava il deposito delle patate, come voi. Ah. Ehi! È una lettera della ragazza. Dice che Bixby è in pericolo di vita. Ah, questa poi. Vuole giocare ancora a ping pong, eh? Senti, avvertire la polizia sarebbe una condanna a morte per Bixby. Ma 3 persone che lavorassero con il favore della notte forse riuscirebbero a salvarlo. Andiamo. Dove andiamo? Va bene, contiamo prima tutte le cose che ci possono succedere se andremo. Su, contale. Aspetta! La prima cosa è questa, che ci fanno fuori. Thank you.
Sergente. Buon capitano. Cacciavite. Pinze. Tenaglie. Prego. Potrei ucciderlo adesso. Lascia che abbia completato il montaggio. È veramente un pazzo. Stamattina ho dimenticato di salutarlo. Bene 50 flessioni. Non lo so, amico mio. Ecco fatto. Finito. E adesso? Adesso sì. Accidenti. Qualcosa che non va? Sì, un guasto ai comandi di alzo delle bocche da fuoco. Devo aver scambiato i fili stabilizzatori. Sergente. Buon capitano. Passatemi il galvanometro. Dov'è il vostro pugnale? Come mai non è al vostro fianco? Fa parte dell'uniforme. Fate 50 flessioni e che siano energiche. Non è un cattivo elemento, ma non ha disciplina. Ho notizie dello sceicco Ali. S005 nel WS006 e con ciò l'arma è completa. Ecco, adesso siamo a posto, bambola mia. Sei pronta a far fuoco. Ehi, ehi! La mitragliera è pronta. Posso ucciderlo adesso, posso? Perché no? Grazie, grazie tanto. No, no, aspetta. Ali vorrà certo una dimostrazione. Chi potrà spiegargli quell'infernale meccanismo? Un morto? Su, non piangere, piccolo mio. Messie Bixby pranzerà con noi stasera. E domani lo ucciderai. Domani, domani, domani. E dovrà essere un vero banchetto con piatti deliziosi. Rispettiamo gli usi del paese sull'ultimo pasto del condannato a morte. Vai e comunica l'invito al signor Bixby. Salve, siamo in un mare di guai. Questa mitragliera non potrà funzionare prima di un paio di mesi. No, 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 non ve la prendete. Avete fame? La cena è quasi pronta. Oh, no, no, grazie, grazie mille. Non ho fame. No, non è così. Voi non volete mangiare con me perché io non sono un bianco. Oh, no, 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 non è vero. Cosa vi mettete in testa? Vi assicuro che mi siete simpaticissimi. Sì? Sì, è tutta una sciocchezza. Sergente... Oh, capitano, noi due siamo uguali. Volete che faccia le flessioni no, per voi? No, io adoro le flessioni. Ah. Anzi, mi rinforzano i muscoli. Ne volete una prova? Guardate. Andate a prepararvi per la cena. Io non ho niente fame, lo giuro. Andate a prepararvi. Ma se non ho fame... Hanno deciso di uccidermi domani. Non c'è tempo per le buone notizie. Dobbiamo svignarcela di qua. Sì, andiamo. Non si può. Ho già montato la mitragliera ed è pronta a far fuoco. Hai montato quell'arnese in due giorni. Non dimenticare la sua memoria. Allora porteremo via anche la mitragliera. Tu aspetta fuori con i cammelli. Se non siamo lì fra 10 minuti, corri al comando. Capito? Dobbiamo muoverci in fretta e in silenzio. Non sparerò che in caso disperato. Buone. Che cosa sono? Hanno un sapore delizioso. Ah, quelli sono occhi di capra. Li hanno serviti per cena. Dov'è la mitragliera? È qui vicino, a un centinaio di metri. C'è un palmizio e lì accanto si trova la mitragliera. Coraggio, mantenete 10 passi d'intervallo. Seguitemi, tenetevi bassi, e attenzione alle sentinelle. Thank you.
non si deve toccarlo fino a domani. Sta andando verso il grande cannone. Seguiamolo. Non fate altro che girare attorno. Seguitemi, vi condurrò io. Io non ho fatto altro che camminare ed ero certo che voi... Non credevo. Ma che cosa fate con le mani alzate? Non c'è niente da aver paura, perché... Oh, sì che c'è da aver paura. Anzi! Egli! Neanche a grattarmi. Lasciate che tenti io. Così. No, è meglio provare in un altro modo. Aspetta. Sì, così. No, così non va. No. Voglio tentare di nuovo io. Larry, girati sul lato destro. No, sul tuo lato destro, svelto, su. Così. No. No, così non va, Non posso respirare. Forse riuscirò ad arrivarci da questo lato. Coraggio, dai. Forza. Forza. Eccoci, sono. Forza, dai. Eccoci, sono. Su. Ancora un po'. E più di così non posso io. No. Così non va, no, non è il modo. E allora provaci tu, no? Ci provo io, è meglio. Oh. Coraggio, guarda se riesci ad arrivarci. Lasciate provare, ma tu prova. Sta a spingersi un po' di più. Adesso provo io. Riesco. Ora provo. Vai, giù. Spingiti un po' più avanti, Larry. Sì. Spingi un po'. Vai. Forza, Bixby! Forza! Forza! Sei, dai! Ci sei, Bixby! Ci sei! Ce l'ha fatta! L'ho presa! L'ho persa! Che idiota! Non è stata colpa mia! Io credo che ci potessimo riuscire ad allungarci fino... Se potessimo... Ma guardate, ho aperto! Fermi, voi altri, fermi! Attenzione, faccio io! Non mi muovete! No, lascia fermi! Qua! Ecco! Ce l'abbiamo fatta! Di questo. Mollalo. Ci sono quattro uomini a guardia. Vieni qua, Bixby. Larry, dammi una mano. Che cosa vuoi fare? Voglio spogliare questo tipo. Salve, Larry, di qua! Sballò! Anche là!
Polizia, vero? Dillo! Vuoi cantare, sì o no? Al trattore, svelto! Gli americani sono scappati! Ce la puoi fare, ma quando ti farò scendere 50 flessioni. Forse sono gli uomini che stiamo cercando. Andiamo! Coraggio! Al passo! Un po' di energia e camminate al passo! Vi farà bene la linea! Vado in vedere! Forza! Potessi ucciderti 100 volte, carogna! Niente parolacce! È una signora! Ti ucciderò, cane di un infedele! Cammina! Mangia indietro e metti in fuori! Faccia giallo! Giorno fausto, caro generale. La cattura di Ali Mustafa e dei suoi accoliti sarà una grande notizia per il mio popolo. Da 2 anni, quei fuorilegge avevano immobilizzato il mio miglior reggimento. I vostri 3 soldati hanno compiuto una magnifica azione. Grazie, signori, ma dovranno ugualmente rispondere della loro assenza ingiustificata. Accelera! Siamo in ritardo, dai! Metto che ci metteranno in cella! Ecco. Corro come un raggio! Forza! Alla prima compagnia, attenti! Prima compagnia, attenti! Seconda compagnia, attenti! Forza! Fermati! Frena adesso, frena! Attento! Via, via! Non faccia fermare, non faccia fermare! Che frena! Aperto! Aperto! Larry! Stan! Datemi una mano! Datemi fuori! Aspetta! Ti sei tagliato? Ti sei tagliato? Ah, no, non è niente di grave, solo un graffiettino. Ecco, metti il dito sopra l'arteria e non aver paura, abbiamo almeno 6 litri di sangue in corpo. Lasciamelo uccidere adesso, ti prego, Larry! Ha troppi testimoni, dopo ti aiuto io. Generale, la mia suola di gomma si è squagliata e si è attaccata all'acceleratore. Bixby, sapevo bene che avresti avuto una spiegazione logica da darmi. Mi rammento di te fin da quando ero comandante del campo Calun. Signor, sì. E adesso possiamo andare avanti con la cerimonia? Ah, beh... Signor, sì, signore. Scusate, ma sapete come capita? Venite avanti. Caporale Dollar,
soldato Venas Lasky e soldato Bixby. Assegnandovi questa decorazione al valore della Legione Straniera, noi paghiamo un tributo al magnifico atto di valore compiuto da tre uomini dell'Armata Americana. A voi, caporale Dolan, soldato Venas Lasky, soldato Bixby. Vi esprimo la nostra gratitudine per la vostra audacia, il vostro coraggio, la vostra intelligenza. Avete compiuto un atto di valore che ha contribuito al trionfo della buona causa. Così la Francia ci diede una medaglia e un bacio. Ma noi eravamo lì, rassegnati a finire in guardina, dove non ci avrebbero certo baciati. È la prima volta che mi succede. E tu arrivasti giusto per il finale, delizioso maggiore. Del resto un corpo simile sarebbe stato veramente di troppo per un consulente anziano dell'Istituto di Ricerche Psicologiche di Manhattan. Così me ne occupai io. Formidabile! Larry, tu hai una medaglia, anch'io ho una medaglia. Stan, congratulazioni, tu hai una medaglia proprio come io ho una medaglia. Stai a sentire, Larry, la vuoi sapere una cosa, eh? Ah, la democrazia. E le charmante. Signori, se volete farmi l'onore di seguirmi. Certo. Maggiore, scusatemi, non volevo interrompere una scena del genere, ma vorreste dirmi che cosa è accaduto a Gigi? Oh, è partito in aeroplano proprio stamattina. Oh, per Città del Messico, eh? No, per Scranton. Ah, Scranton. Ah, Scranton! Al mio paese! È andata ad aspettarmi a casa! Oh, no, no, aspetta! Chi ti ha insegnato a tenere il fucile in questo modo? Secondo il regolamento, pagina 20, capoverso... Non c'è che un uomo che sia capace di questo. Le mie scuse, signori. I'm the genuine original first edition copy of Zen.